City Report. Cari amici, City Report, Tullio Trapasso. Giornata di sole, stranamente ci sono state le piogge che neanche a Venezia, e guardate dove siamo. Qua la Sharp. Siamo qui con Hermes. Eccomi. Ci hanno segnalato un sacco di schifezze e storie strane, alcune ve le mostreremo, quelle del cavalcavia, che è nuovo perché non c'era più nessuno. Intanto cominciamo a vedere biciclette. E un sacco di immondizie intorno, che si vede che è fallito il progetto, che dovevano fare un'arena qui, cosa dovevano fare. Nel frattempo sta diventando tutta una discarica. Le porte, per quanto mi riguarda, adesso qui sono ancora saldate, va anche bene. No, credo che siamo tutti quanti accampati nel cortile. Che il cortile dovrebbe essere quello pseudo regolare. Esatto. Però vedo che qui sono stati aperti degli spazietti, eh. No. Avanti di sicuro. Ho visto dei pezzi di metallo in terra. Comunque, Hermes, l'importante a Milano: controllo elettronico della velocità. È fondamentale. Ecco, nel frattempo stiamo continuando. Non è l'unica schifezza che possiamo vedere. Ce ne abbiamo anche ben altre. Guardate. Un disastro qua dentro. Guardate che porcheria. Ragazzi, c'è una puzza tra urina eccetera che si fa veramente fatica, eh. Adesso saliamo su a vedere quello che c'è. Una City Report che doveva essere solo un flash, ma in realtà, Hermes, qua vedo che non è tanto flash qui, eh. No, ma qua sembrava una roba da 10 minuti, ma sbagliavamo. Facciamoci le nostre arrampicate, guardate, una montagnetta di schifezze. E ops, la sorpresa, imboscata fra le fratte, guardate, e questa arriva fino direttamente all'altra parte della strada, che è la via che via è quella via che dove c'è il cavalcavia Kennedy, sì. Quella è piazza Kennedy, quella che c'è là in fondo, sì. Guardate che roba. Che incrocia con via De Gasperi. Ma l'AMSA, le bonifiche, cioè va bene le Olimpiadi, ho capito che mi pare che con questo maglione non si possano fare, ma guardate in giro cosa c'è, questi sono i miei piedi, guardate, è veramente una discarica, è incredibile, cioè, e qui volevano fare qualcosa, ma se non hanno fatto neanche la bonifica, cioè un po' di pulizia, cioè non è a essere cattivi, eh. Cioè è riscontrare una situazione, ragazzi, che quanti anni fa siamo venuti qui al Palasharp per la questione delle persone che ci dormivano dentro, poi fra l'altro non tutte molto regolari, diciamo così, ma qui è anche peggio adesso, cioè adesso dentro non c'è nessuno, almeno ci sono solamente quelli della preghiera, giusto, Hermes? Sì, che mi hai detto che c'era qualcuno che pregava con l'autoparlante? Esatto, che lo sentivo tutti i giorni passando di qua, mi sono avvicinato, ho visto che qua la situazione è ancora molto attiva, diciamo, quell'interno del... Sì, diciamo che c'è una situazione che, tra virgolette, è considerata regolare, che è quella, regolare, oddio, dello spazio per le preghiere degli islamici. Esatto. Su cui noi non facciamo polemiche come fanno altri, perché non ci interessa creare situazioni, ci interessa creare regolamentazione per tutti. Guardate, una bottiglia di urina. Guardate cosa c'è dentro al Palasharp. Ve lo aspettavate di trovare ancora sta schifezza? Guardate. Va bene. E che dobbiamo fare? Cari amici, City Report, siamo sempre qui, un posto del cuore nostro, il Palasharp, ed eccoci, altre tende, altre situazioni, guardate
la schifezza che c'è. Sono anche i tappeti della preghiera, però c'è anche un sacco di immondizia che non so quanto sia rispettare la propria religione, stare in mezzo alla immondizia così, eh? E continuiamo. Siamo dentro al Palasharp, guardate la rete sfondata qui. Qui c'è il campo delle preghiere. Ed eccoci, questa è una visione un po' più ampia. Come vedete ci sono i panni. E questa è la situazione. Ecco cosa serve a oggi il Palasharp. Un campeggio abusivo di persone che non si sa chi sono dentro, ma ci sono. Beh ragazzi, anche dentro al Palasharp, quanta tendopoli, è vero che c'è Ramadan, non si scherza mica, eh. Guardate che roba. Ma adesso proseguiamo, andiamo un po' più avanti. Che schifo, eh. Quindi diciamo che le schifezze che vediamo sono proprio causate dall'inciviltà, eh? Che non ci può essere altra situazione. Una roba incredibile. Ma è possibile che uno spazio che è stato forse affidato per le preghiere, eccetera, debba essere conciato in questa maniera? E siamo in pieno giorno, eh? Adesso ha cominciato anche a fare caldo, quindi puzzano leggermente le cose. E poi in fondo altri bivacchini, altre cose. Beh, c'è un bel movimento di là, devo dire, eh? Sì, sì. Quindi qui il Palasharp è abbastanza vissuto, ragazzi. Vedete che la gente che scavalca c'è, eh? Cari amici, sempre con il nostro Hermes, siamo nel retro, bla bla. Questo è il posteggio degli autobus, guardate qua il Flexibus. Hermes, anche stavolta, questo spazio del Palasharp sicuramente non come quando sono venuto, esatto, io alcuni anni fa. Sicuramente va molto meglio di prima, ma è ancora occupato e è ancora pieno di persone che campeggiano all'interno. E... sì, in effetti, guarda, anche le bottiglie rotte qua in giro non è che prospettano serate tranquille qui, eh. City Report.